Quando si parla di progetti che riguardano il territorio fa sempre piacere, in particolar modo per i giovani, questa alternanza scuola-lavoro insieme all'alberghiero. Giustamente è qualcosa che va a valenza ai giovani del futuro. Sì, allora quest'anno è la seconda volta che proponiamo questo esperimento, che è già riuscito nel 2017, con la mia prima presidenza lo facemmo lo stesso con l'Istituto Buscemi, grazie a Manuela Germani, che è la preside, che ci ha concesso questa cosa bella, perché comunque sia questi ragazzi per 3 sere si cimentano, sono diverse classi, nell'accoglienza, in cucina, in pasticceria e nel proporre dei piatti tipici anche nostri, perché mi ricordo nel 2017 facemmo addirittura il gelato al brodetto, che fu qualcosa di eccezionale. Quindi noi siamo contenti, come Circolo Nautico ci proponiamo anche in questo modo, oltre ad essere un'associazione sportiva. Queste 3 serate si concludono questa sera e verranno poi assegnati, ci sono delle votazioni con un criterio dove praticamente poi verrà decretato un vincitore. Ci sarà un'ultima serata dove i vincitori, che saranno poi decretati dalla scuola stessa, che certo, avrà una commissione interna, vincono praticamente a scelta. I ragazzi sono più o meno una ventina, possono fare sia scuola di vela che scuola di pesca, quindi noi ci proponiamo a questi ragazzi giovani per avvicinarli al mare, chi per andare a vela e chi per andare a pescare. È una bella esperienza, anche i ragazzi sono molto entusiasti perché riescono a esprimere al meglio le loro potenzialità, la loro creatività, nonché collaborazione e anche disponibilità nei confronti sia dell'istituto ma anche degli ospiti che noi abbiamo in ogni serata. Ecco, questa è la 3ª serata, dice il Presidente, perché la scuola alberghiera ormai ha una sua storia qui da noi, non solo perché sforna sempre dei ragazzi che vanno in giro per il mondo e non solo. Certo, questa è una scuola che ha più di 60 anni, quindi in questo lungo periodo ha formato diversi professionisti che adesso lavorano in diverse strutture straniere, anche diciamo di alto livello, anche stellati, e cerchiamo di dare il nostro meglio. Questi ragazzi mettono una passione, una capacità nella preparazione dei piatti e delle proposte culinarie veramente importante, ne siamo veramente orgogliosi, perché ci portano oggi, il tema è stato importante, il Mare Nostrum, un pesce del nostro mare che dobbiamo esportare sempre di più a tutti gli altri, è veramente molto simpatica e particolare. Anche perché, toccando il discorso Buscemi, ragazzi che portano in giro per il mondo l'arte culinaria partendo da San Benedetto. Soprattutto, e di questo ne andiamo più che orgogliosi e fieri, perché portiamo veramente la nostra maestranza, la nostra esperienza, la nostra qualità di San Benedetto e del mare e del nostro pesce in giro per l'Italia e per il mondo. È stata una bellissima serata, soprattutto l'Istituto Alberghiero ha dato dimostrazione della qualità degli studenti. Sì, l'alimentazione comunque è la motivazione che induce poi l'Istituto Alberghiero a esportare la nostra qualità culinaria, appunto, che è quella del pesce. È stata una serata veramente eccezionale, era già la seconda volta che partecipo, e poi insomma vedere tutta questa bella gioventù che si forma, che si prepara, è veramente bello da vedere.